Ragazzi, oggi voglio fare la recensione di un libro che secondo me è scritto davvero bene. È un libro che, se avessi letto tanti anni fa, mi avrebbe evitato rogne come la scelta dei monitor, come il trattamento acustico del mio studio, per esempio. Avrei potuto evitare tanti errori. È un libro che secondo me, se sei alle prime armi, devi comprare e leggere. Probabilmente è il libro migliore della categoria. Ne ho letti vari, ma questo è veramente quello che, a mio modo di vedere, aiuta di più le persone che sono all'inizio e che vogliono imparare questo mestiere. Il libro in questione è questo qui, Mixing Secrets, i segreti del mixaggio, scritto da Mike Senior. Questa è l'edizione italiana rispetto a quella originale, che è in lingua inglese. Il concetto base di questo libro è proprio l'autore che, tramite le citazioni dei suoi colleghi più famosi, cerca di darti degli aneddoti e spiegarti il modo migliore per iniziare a fare buoni lavori in home studio. Partirà dalla scelta dei monitor, al trattamento dell'acustica, fino al mixaggio completo di un tuo brano, passando anche per tutti i plugin che magari potrebbero servirti, spiegando le principali tecniche di equalizzazione, di compressione e così via. Ci sono davvero degli aneddoti molto molto interessanti. Per i novelli questa potrebbe essere la Bibbia, ma anche per gli esperti ci sono degli aneddoti che magari potrebbero essere sfuggiti in passato. Ma iniziamo subito a dare un'occhiata al libro. È un libro suddiviso principalmente in 4 capitoli. Il primo capitolo si chiama Sentire ed ascoltare, quindi è completamente dedicato all'acustica e alla scelta dei monitor. Il secondo capitolo invece è la preparazione del mix, si chiama appunto Preparare il mix. Qui vi verranno spiegati tutte quelle procedure da fare prima di iniziare a mixare, prima di iniziare a mettere mano al mix. La terza parte è chiamata Il bilanciamento. Qua vi inizia praticamente a parlare di compressione, equalizzazione, processori di dinamica fondamentalmente ed alcune tecniche anche particolari. Il quarto capitolo invece è chiamato Zuccherare a piacere. Praticamente si parla del riverbero, del delay, del controllo della stereofonia e delle automazioni. Dal mio punto di vista il capitolo più importante, quello che veramente vi darà tanto di più, è esattamente il primo capitolo, perché lì si parlerà molto approfonditamente della scelta dei monitor audio. Si farà differenza tra i monitor professionali e quelli più economici, seppur professionali, e si parlerà di waterfall, di risonanza delle basse frequenze nella stanza e nei monitor stessi. Per esempio, ci saranno degli aneddoti su come posizionare i monitor, su come evitare i problemi del bass reflex dei monitor. Ad esempio, lui vi parlerà di come mettere un pezzo di carta davanti al bass reflex per avere determinati effetti. È una cosa molto interessante. In questo capitolo vi parlerà anche di come trattare acusticamente la vostra stanza. Vi parlerà anche dei principali problemi acustici che possono esserci in un home studio. Quindi vi parlerà fondamentalmente della gestione delle basse frequenze in home studio, non in fase di mix, ma proprio rispetto alla vostra stanza. Se state iniziando col trattamento del vostro home studio, aspettate, comprate il libro, leggetelo bene, studiatelo, perché vi aiuterà davvero molto. Infatti vi spiegherà come trattare le prime riflessioni, le riflessioni in generale, e vi parlerà anche dei vari materiali che possono essere utilizzati per il trattamento acustico nel vostro home studio. Nel secondo capitolo si inizia a parlare finalmente di mix. Non del mix vero e proprio, ma di tutto quello che serve fare per preparare il mix. Ad esempio si parlerà di organizzazione. Bisogna essere organizzati per fare un buon mix. Magari vi dirà come approcciare inizialmente al mix, come dare i colori, come sistemare le tracce per essere più veloci proprio nell'azione stessa del mixaggio. Si parlerà anche di editing in questo capitolo, quindi la regolazione del timing e l'intonazione delle tracce se serve. Nel terzo capitolo del libro, o meglio la terza parte, perché in realtà il libro è suddiviso in 4 parti e ogni parte ha i suoi capitoli. Nella terza parte del libro si parlerà di bilanciamento. Vi leggo le parti. Allora, il bilanciamento preliminare non è altro che il balance. Prima di iniziare a mixare bisogna ascoltare bene, fare i volumi generali del mix affinché suoni bene anche senza mixaggio. Tutto deve suonare equilibrato prima di iniziare a mixare. Subito dopo il bilanciamento si inizia a comprimere, almeno seguendo il libro, e qui vi spiegherà come comprimere con senso e vi darà anche qui tanti aneddoti interessanti. Cosa molto interessante di questo libro è che, per esempio, parlando di compressione, vi darà le basi e vi darà degli aneddoti, ma dopo il capitolo successivo vi parlerà di come usare il compressore in maniera creativa usando delle tecniche molto particolari ed interessanti. Questo lo fa sia per la compressione appunto, ma anche per l'equalizzazione e anche per il gate. Quindi dopo la compressione si parlerà di equalizzazione, poi si parlerà di processori di dinamica su frequenze selezionate, i compressori multibanda per intenderci, ed infine si parlerà anche del side chain. Come
vi ho anticipato, questo libro è molto basilare, è molto colloquiale, non ci saranno tante cose tecniche, non ci saranno tanti tecnicismi, ma vi darà delle basi molto importanti per iniziare a mixare. L'ultima parte del libro, la parte 4, chiamata Zuccherare a piacere, vi introdurrà al mix con riverbero e delay, con gli effetti d'ambiente. Vi parlerà del riverbero e del delay e della stereofonia in generale. Tratterà il riverbero e del delay in maniera come non l'avete mai sentita, secondo me, perché vi parlerà del riverbero in questi termini qui: il blend reverb, il size reverb, il tone reverb e lo spread reverb. Sono tutti modi di pensare il riverbero in funzione del mix. Secondo l'autore si può utilizzare il riverbero in questi modi che vi ho descritto. Quindi è interessante andarli a leggere e capire cosa c'è dietro questi ragionamenti, perché comunque vi spiegherà perché lui li usa in questo modo e li chiama in questo modo. Stessa cosa per il delay, quindi blend delay, size delay, tonal delay, sustain delay e spread delay. Ripeto, sono modi di concepire gli effetti d'ambiente interessanti da leggere e capire. Infine si parlerà di stereofonia, come trattarla, come renderla più ampia. Si parlerà del trattamento del master bass e delle automazioni finali per rendere il brano competitivo a livello professionale. Ebbene, questa è la panoramica del libro. Vi invito veramente a pensare di comprarlo, perché nella categoria secondo me è il libro migliore. Un competitor di questo libro, per esempio, è Manuale della registrazione sonora. È un libro che anche io consiglio, ma quello è un libro prettamente tecnico, abbastanza più noioso di leggere rispetto a questo. Vi darà alcune nozioni più tecniche, alcune molto importanti, alcune molto marginali. In definitiva, questo libro è migliore rispetto, per esempio, a un Manuale della registrazione sonora. È molto più facile da leggere ed è molto più pratico. Vi darà veramente delle nozioni pratiche che potrete veramente implementare nei vostri mix. E riguardo a questo aspetto, è veramente uno dei libri migliori che potrete trovare sul mercato.